Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: a buona parte dei telespettatori del GF VIP 7 non è affatto piaciuto il modo nel quale Alfonso Signorini si è posto nei confronti di Oriana Marzoli, incolpandola velatamente della squalifica di Daniele Dal Moro per aver giocato troppo pesante con lei, la scorsa settimana al GF VIP 7. A commentare il diretto interessato punto non alcuna paura di parlare, ieri, tweet e post al vetriolo da parte di Daniele Dal Moro e tutti per il GF VIP 7 e soprattutto per Alfonso Signorini. Il conduttore, durante l'ultima 43esima puntata, ha convocato Oriana Marzoli per parlare della squalifica del Veneto e lui non ha sopportato quella scena, ribellandosi. GF VIP, accuse shock da Daniele Dal Moro. Nello scherzo fra Daniele ed Oriana si è perso il controllo, sappiamo com'è andata. Lui ha mostrato un atteggiamento un po' aggressivo, accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, c'è stata la squalifica, ha cominciato Alfonso Signorini e Oriana Marzoli in silenzio. Non è che ci piaccia squalificare, soprattutto un sensibile come lui, ancora. La venezuelana ha cercato di difendere il 32enne, dicendo fosse uno scherzo. Ma ha peggiorato la cosa. La tua reazione non è stata quella di chi scherzava. Quando, lui, si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto lasciami, non mi piace, mi fai male. Quelle immagini hanno preoccupato. Poi noi lo conosciamo e sappiamo bene che non è così, però erano bruttissime. Era un dato sensibile, ha spiegato il giornalista. Lo hai raccontato agli altri e anche lì lo raccontavi come una persona alla quale non piacciono quei modi forti. Oriana, le parole hanno un peso. Non voglio dire che è colpa tua, ma certamente la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo, ha proseguito il padrone della casa del GF VIP 7 mentre Daniele Dal Moro ascoltava indignato da casa sua ed è stata pioggia di pubblicazioni velenose. Poco dopo la scena che ha visto Oriana Marzoli investita da un ingiusto senso di colpa, lo squalificato ha scritto, riassunto, scaricata la colpa per insabbiare una porcata. La mia voglia sfondare quella cheggio di Porta Rossa e piombare in casa, ha inoltre aggiunto poco dopo l'ex tronista di Uomini e Donne. Patrizia che mi ama seduta davanti a Vilma, Attilio, George, Salatino ed Antonino al bar, ha osservato per finire. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.